Fate finire sta stagione. Benedetto sarà il giorno, la fine della stagione, ragazzi, perché non se ne può più. Non se ne può più. Partita con molte occasioni da rete. Nel complesso, a livello di gioco, quella che sta giocando meglio è il Siviglia. Nei primi 10 minuti non abbiamo visto palla praticamente, non con grandi occasioni. Nei primi 10 minuti noi abbiamo sofferto da matti a livello di occasioni, però a livello territoriale ci hanno dominato i primi minuti. Poi siamo un po' usciti palla al piede e la prima occasione arriva. Non fatemelo ricordare, vi prego. Non fatemelo ricordare. Con Di Benedetto che prova il pallonetto. Allora, senti, Angel, queste cose le fai a campetto. Queste cose le fai con gli amici, ma non puoi farle qui. Le fai in eccellenza, ma non le fai in semifinale di una Coppa Europea. In una stagione del genere Di Maria doveva spaccare la porta. Chiaro che secondo me non entrava, perché Bono era posizionato bene, secondo me non lo faceva, visto che noi non segniamo mai. Però veramente sono esploso, era probabilmente sbagliato. Poi abbiamo avuto un'altra occasione incredibile con Ken, che ha fatto secondo me una buona partita. Palo clamoroso. Palo clamoroso, infortunio di fagioli, probabile cioè frattura della clavicola, allora. Da quello che so, dovrebbe. Allora, ovviamente io non sono un medico. Però, se si dice un infortunio serio, credo che per un mese, 2 mesi starà fuori. Chiaro che se fosse una frattura e non una rottura, sarebbe tanta roba. Però, meglio perderlo ora che perderlo nel clou. Perché comunque è vero che ti giochi la semifinale. Però allo stesso tempo non mancano tante partite. Invece, se tu lo perdevi verso febbraio-marzo, lì erano cavoli amari. Visto che in estate non si gioca, poteva anche andare peggio, sinceramente, però un fagioli ci avrebbe aiutato veramente tanto, anche perché secondo me stava giocando veramente bene. Il Siviglia ha creato tanto dopo, ha creato tanto, penso al colpi testa di Ocampo, Szczęsny fa un miracolo. Fa un miracolo, secondo me una delle sue più belle parate in questa stagione, colpi testa, salva sulla linea. Salva sulla linea e fa un intervento clamoroso. Penso anche al tiro di Acuña, parata di Szczęsny, penso al tiro di Rakitić, alto di poco. E insomma, sono state tante le occasioni del Siviglia. Passiamo al contratto, cioè sì, al contratto. Al contrasto tra Cuadrado e Torres, quello lì ragazzi, è calcio di rigore netto, ma non c'è dubbio. Veramente io la prima volta mi sembrava palla piena, però ragazzi, primo, Cuadrado entra con una cattiveria assoluta. Secondo, la palla non la prende. Non la prende. Tocca prima il piede. Tocca il piede, ragazzi. Quindi quello lì era rigore netto. L'arbitro in questo caso ci ha graziati non di certo nei 40 minuti. Perché veramente gli infortuni in fagioli e tra virgolette colpa di Gudelin. Ma quelle sono tutte situazioni di campo che possono capitare. Ecco, quindi sperando che si riprenda. Lo sapete. Io per gli infortuni dei giocatori ci rimango malissimo. Soprattutto se è di un ragazzo giovane. Perché se si infortuna un giocatore che ha avuto tanti infortuni, che comunque si sa, magari appunto ha tanti infortuni, eccetera, eccetera, sono molto dispiaciuto, ma non quanto vedere un ragazzo uscire in barella. Allora, io a primo impatto mi sembravano le costole. Perché Fagioli, dall'inizio ho pensato fosse una cosa molto seria, perché era entrato Guido con una cattiveria anche lì. Pauroso, pauroso senza neanche l'ammonizione, non ne parliamo va dell'arbitro, eccetto il rigore non dato clamorosamente a Siviglia, però prima di quello, cartellino giallo a Gudelin netto, però niente, pensavo alle costole rotte, le costole secondo me, io ripeto non sono un medico, non sono nessuno, però secondo me è peggio avere le costole rotte o fratturate piuttosto che la clavicola fratturata. Chiaro che non è certo che magari la clavicola sia stata fratturata, vedremo però, senz'altro un infortunio serio quello di Nicolò Fagioli. E credo anche che tutti i tifosi di altre squadre, quando un giocatore si infortuna, veramente io spero che un po' gli dispiaccia. Soprattutto un ragazzo giovane che è destinato a diventare un fenomeno. E veramente Fagioli ha dimostrato, perché secondo me è stato uno dei migliori in campo. Ma primo tempo, ragazzi, si poteva fare decisamente di più. Abbiamo avuto due occasioni, ma quelle due occasioni sono state gigantesche. Mi è piaciuto il centrocampo. Devo dire la verità, mi è piaciuto il centrocampo. Non mi sono minimamente piaciuti Cuadrado, non mi è piaciuto Di Maria.
Iring troppo basso. Insomma, primo tempo non da Juve, non da Juve, ma neanche pessimo. Fuori. Fuori. Difficile. Molto difficile. Molto difficile. Molto difficile. Da raccontare veramente fa molto male. Per carità, abbiamo perso meritatamente. Però i ragazzi ci hanno messo tutta. Meglio perdere in semifinale che in finale. Che vi posso dire? Eravamo pure passati di vantaggio con Vlahovic. Al primo pallone toccato, pallonetto gol. Poi ci siamo spenti del tutto. Siamo stati eliminati da Suso e da Mena. Non aggiungo altro. Con Suso che fa un gol soltanto in croce e la Mena che fa un gol con un colpo di testa su un cross. Con Chiesa che ha giocato malissimo. Con noi che potevamo fare un altro gol, ma allo stesso tempo loro non potevano fare altri. Sono stato veramente imbufalito perché a parte che ho trovato un arbitro indegno nei minuti di recupero, ne ho visti i peggiori, però se dai 4 minuti di recupero sei veramente un falso, mi dispiace, perché tu ne devi dare altre 5, ne devi dare altre 5, perché ta, ce l'abbiamo messa tutta. Ragazzi, rimprovero come sono sceso in campo dopo il pareggio. Però è anche vero che fa veramente male, ci siamo abbassati troppo, ci siamo meritato. Spero vinca, spero l'Europa la vinca la Roma. Me lo auguro vivamente. Ma così. Mi tremano le gambe. Arrabbiatissimo, per veramente quei 5 minuti speravo di andarci in finale. Speravo di andarci. Noi con l'Europa abbiamo due mondi diversi. Quando non c'è giustizia sportiva, quando è tutto contro, è veramente anche normale che tu sia arrabbiato e frustrato. Giochiamo per il nulla ormai, perché la giustizia sportiva probabilmente ci penalizzerà. E veramente chiudiamo l'anno nel peggiore dei modi. Anche solo un trofeo mi avrebbe fatto veramente felice. Mi avrebbe fatto veramente felice, le altre hanno vinto, tra l'altro. E veramente, ragazzi, non so cosa dire. Non so veramente cosa dire. Ripeto, ragazzi, rimproverò questo, però ne hanno di relative, perché comunque la Juve ci ha provato. La Juve ci ha provato, ragazzi, stiamo vedendo una stagione incredibile, nel senso negativo. E benedetto sarà il 4 giugno, non vedo l'ora arriverà. Quel giorno non ce la faccio veramente. Non ce la faccio veramente. Male Miretti quando è entrato. Chiesa non ne parliamo. Vlahovic ci ha toccato un pallone. Di Maria osceno. Locatelli non ho capito il cambio. Fagioli rotto. Quadrato e Iling non mi sono piaciuti. Veramente ragazzi, va così. Ma tanto dopo il 2-1 era finita, lo sapevo. Perché purtroppo questa squadra non sa rimontare. Ma così, complimenti comunque a Sviglia, vabbè, ha meritato il turno, però complimenti per le partite di tempo, perché sono state vergognose a parte loro, ma non tanto le partite di tempo in sé, ma l'arbitro soprattutto, perché non, dovevi dare 10, non si è giocato ragazzi, non si è giocata, squadra di infami Sviglia, squadra di infami, spero la vinca la Roma, tiferò Roma, per forza, cioè tiferò in quella partita, ma io spero che la vinca la Roma, per la giustizia. Voglio la Roma alzi, perché un italiano non me ne frega niente.